Veniamo ad avere il capitolo 13 che ci accompagna. Matteo, con questo capitolo delle parabole, vuole proprio farci gustare che cosa significhi regno di Dio. Però lo fa in un modo che, a noi risulta un po' strano. Che c'entra un seme, che c'entra del lievito? Se no non sarebbe una parabola. Ti metto davanti una realtà, e che tipo di realtà? Il seme, oltretutto lo dice esplicitamente, che questo chicco, granello di senape che un uomo ha seminato nel suo campo e già non nel campo degli altri, che su questo rischierei un po' la tangente, per cui però pensateci. Quante volte il nostro campo è faticoso, allora andiamo a seminare il campo degli altri. Un bel problema questo, eh? Vabbè. Comunque è un seme piccolo. E il lievito che la donna nascose in queste 3 misure di farina è una quantità piccola. Cioè il punto di partenza non è quello della grandezza e del potere. Lo dico perché noi penseremo, se avessimo, beh, la Chiesa lo ha pensato e fatto tante volte, tipo le crociate, no? Cioè, se conquistiamo il potere, dopo riusciamo a gestire meglio le cose. Ma quello non è il regno di Dio, non è il regno dei cieli, è un regno di uomini, non di Dio. Dove la forza e la grandezza è il principio, non la piccolezza. E invece Gesù specifica che il regno è simile a questo chicco e a questo poco lievito, ma che con grande passione, consapevoli della piccolezza, mettiamo e attendiamo che portino l'esito che gli è proprio. E così faccio un'altra specificazione. A un chicco di senape non gli si può chiedere di fare delle angurie. Dice, ma io ho voglia di anguria. Ma quello è senape. Allora, la volontà che noi abbiamo molto spesso va a cozzare con il principio proprio che il Signore ci ha affidato. È per questo che siamo chiamati a riconoscere il vero principio vitale in quello che stiamo facendo, che questo chicco di senape diventi il luogo di accoglienza per gli uccelli del cielo. Ma per noi non è un problema, chi li pensa? Cioè, molto spesso ci piacerebbe soltanto il regno dei cieli per me e per i miei, non il regno dei cieli per tutti. Quindi, ecco la fatica, no? Tutto sommato chi se ne importa degli altri? Colui che ha detto di seminare questo seme piccolissimo. Guardate che l'evangelizzazione è questo. Come quel lievito, mi piace pensare che appunto che è una donna che lo nasconde, che è proprio l'arte più specificatamente femminile, che in tutto quello che fa, lo fa secondo delle modalità che le sono proprie. È il suo modo di dire il Vangelo, di annunciarlo. E questo è un altro capitolo, il capitolo che nella Chiesa ciascuno, secondo le sue caratteristiche e modalità, può trasmettere, può evangelizzare, può far crescere il regno di Dio. Allora, da questa piccolezza la domanda per noi. Allora, il mio atto di fede, ma io ne ho così poca fede, ma proprio poca.
basta poca, però mettila in gioco secondo quello che tu sei, perché quello sarà il modo proprio attraverso il quale il regno dei cieli crescerà. La nostra piccolezza non è un impedimento all'annuncio del regno, è lo specifico, altrimenti non sarebbe dalla piccolezza ma dalla nostra grandezza, capacità, eloquenza, forza. No, no, dice di partire dalla semplicità e dalla piccolezza. È quello che vogliamo fare anche oggi. Proviamo a ripensare anche nelle situazioni in cui ci troviamo all'atto di fede che il Signore mi sta chiedendo oggi, adesso. Non rimandiamo, perché rimandarlo vuol dire rinunciare. È come dire, oggi c'è questa minestra, no, non mi va, non mangi. Vabbè, le mamme adesso te ne fanno altre tre cose diverse, per carità. Però non sarebbe questo lo specifico. Beh, chiediamo allora al Signore un po' di luce, quella luce dello Spirito capace di farci entrare più consapevolmente dei nostri mezzi e della grazia di Dio in questo mirabile progetto che anche insieme a noi il Signore porta avanti.